Allora, vedo che il mio intervento dovrà essere un pochettino più veloce perché il tempo si è fatto, sarebbero tante cose da dire, stamattina ho cassato anche la matrice perché avevo pensato, a parte che lo faremo magari la prossima settimana nell'ambito dei vari gruppi, che se no sarebbe stato mettere a fuoco troppe cose. Adesso io, comunque io vivo adesso di rendita perché gli interventi che sono stati fatti fino adesso hanno già detto un sacco di cose, quindi io procederò con un pochettino più di velocità, qualche slide non la posso neanche vedere, l'ho solo lasciata perché se uno lo rilegge in un secondo momento con più calma, insomma nel silenzio del proprio studio, ritrovi una sua logica, ma adesso io con la voce cercherò di fare dei collegamenti così insomma un po' volanti. Allora, il titolo di questo intervento è Dalle indicazioni. D'altra parte è stato detto fino adesso che il docente non è che debba inventare niente, c'è il testo delle indicazioni, va bene che è scritto indicazione, no? E quindi anche il termine così è un pochettino più leggero, non si tratta di regolamenti, di leggi, indicazioni. Comunque ci sono i traguardi che sono prescrittivi, quindi c'è una parte normativa che è necessario seguire. Allora, dalle indicazioni ai percorsi. Ecco, come fare il secondo passaggio? La collega ha già fatto vedere il primo format, no? Tutto quel lavorio che c'è da fare sulla base ovviamente dell'analisi, dell'esplorazione, dello studio, dello scavo, dell'interpretazione, delle indicazioni, per poi arrivare ai nodi, ve lo ricordate, i nodi e così come poi si possono configurare in classe. Adesso il mio intervento invece vede questo nodo che siamo andati, perché è un lavoro da fare a livello collegiale, che siamo andati ad estrapolare, come lo scansioniamo nel lavoro didattico, come lo scandiamo proprio nel lavoro. Allora, inizio con due citazioni, siccome io mi occupo attualmente di scrittura creativa, avevo appena finito di leggere un libro molto bello, ma io sono venuta qua per consigliarvelo, di un inglese che si chiama Towles, che fa un bellissimo affresco sul mondo sovietico in particolare, ma non quel mondo sovietico tristissimo, non so se avete letto, non so, l'epigramma Stalin, insomma, non quelle storie terribili, devastanti, che sono state, ma in maniera più amabile. A un certo punto, quasi alla fine del libro, che sono 500 pagine, dice così il protagonista: se uno desidera ampliare i propri orizzonti, farebbe meglio ad avventurarsi oltre l'orizzonte. Quest'oltre è tutto da costruire, di cui parlavo un attimo fa, no, la collega, è tutto da costruire, bisogna proprio crearlo, e secondo me va creato assolutamente nella condivisione, cioè nel lavoro fatto assieme. E poi faccio una citazione poetica, visto che il professor Tessaro dice che il curriculum è un viaggio, un cammino, un iter, una strada, un percorso che si fa insieme. Ho preso, no, l'immensa Emily Dickinson, che dice: non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane. E qui ovviamente il libro sta per il momento, non la trasmissione, proprio la condivisione culturale, quella che porta il docente nella classe e che nasce anche tra i partecipanti della classe stessa. E dunque si realizza in questa maniera le categorie di cui parlava prima il professore: dal noto all'ignoto, dal vicino al lontano, dal semplice al complesso, no? Abbiamo visto che sono i criteri che devono anche, come dire, informare, nel senso di dare forma alle nostre attività, agli indicatori. Allora, la metafora del viaggio, appunto, rappresenta il curriculum come un cammino di conoscenza, di azione e di riflessione. Cosa ci vedete qua? Ci vedete le componenti della conoscenza che abbiamo visto prima, sono citazioni dal professor Tessaro, dal libro
che così oggi vi vogliamo che voi vediate, insomma, che di cui, insomma, potete prendere visione. Conoscenza, quindi, è il momento cognitivo, l'azione è il momento agentivo e operativo, la riflessione è il momento metacognitivo. Ovviamente sopra di tutto ci sta sempre il momento che è più importante, l'ha detto anche il professore un attimo fa, che è quello della relazione, no? Perché si impara nella relazione. Allora, questo curriculum coinvolge l'allievo, coinvolge il docente e coinvolge le discipline. Ecco qua il triangolo, quello che si crea, no? nella classe, del triangolo didattico formativo, per un obiettivo formativo comune e condiviso. Allora, si fa, sono due momenti, no, a cui ci richiama del resto il testo normativo, sono le indicazioni che ci richiamano a questo, da una macro progettazione che si fa a livello collegiale ad una micro progettazione. Ecco, qui c'è una terra di mezzo, no, per citare Tolkien, proprio un momento nel quale di studio, di lavoro che fa il docente per ricondurre a progetto unificante la pluralità dei fattori che agiscono nel soggetto e sul soggetto. Dunque noi dobbiamo produrre un progetto unificante. Cosa significa questo? Significa che tutti i rivoli, no? I nodi, l'esplorazione dei nodi, le attività che proponiamo, tutti questi rivoli devono arrivare a, insomma, logicamente noi cerchiamo di guardare alla totalità della persona che abbiamo davanti. Allora, questo è successo, non so. Scusate, intanto vado avanti a parole. Ecco qua, i principi ispiratori non sto qua a discutere, ve lo vedete da soli, nelle indicazioni c'è scritto che ci sono tre focus, no? Nel momento dell'istruzione, della formazione e dell'educazione, che sono la cultura, la scuola e la persona. Le valenze del curriculum ve le vedete da soli perché adesso non c'è tempo. Il triangolo formativo l'ho appena espresso, no? Che è docente, discente e disciplina, magari ve lo vedete da soli. La proposta che noi così vi vogliamo formare è per nodi concettuali, che sono quei momenti, quei punti topici, no? quegli elementi, quei grumi che sono salienti, significativi, generativi, che si ricavano dall'analisi della disciplina. Quindi il docente è un esperto disciplinare. E che cosa guarda? Guarda gli aspetti, l'epistemologia della sua disciplina, perché è da là che noi dobbiamo trarre, come ha illustrato anche la collega, dobbiamo trarre non solo lo spunto di contenuto, questo senz'altro, ma soprattutto il momento della mediazione didattica, quindi dobbiamo cogliere gli aspetti didattici perché il docente opera una filtrazione della disciplina in chiave pedagogico-didattica, questo è il momento formativo ed educativo e quindi prefigura attraverso questo lavoro di progettazione, di micro progettazione, prefigura i segmenti, le sequenze, le unità formative di cui si è detto un attimo fa, partendo dal curriculum verticale d'istituto e dai nodi individuati nella collegialità. Ecco, allora il docente che cosa fa? Deve definire l'ambiente, la metodologia, le situazioni, le attività, le interazioni. Questo è il modello, il format che è stato così messo a punto affinché sia uno strumento per il docente, per i docenti che lavorano, per disegnare questo cammino. Allora, titolo nodo formativo, poniamo un nodo formativo, la lettura. Ecco. Allora, bisogna ricavare le voci del curriculum, che sono i processi, ne abbiamo sentito parlare adesso, le conoscenze essenziali, adesso entro un attimo nel dettaglio, dei brevi riferimenti metodologici, le tipologie di prove, gli indicatori, ecco, mi soffermerò su questo. Le relazioni e le connessioni con gli altri nodi che possono essere, avete visto che ci sono degli spazi interstiziali tra un nodo, tra disciplina e disciplina, che possono portare a dei nodi, eccoli qua, i nodi dello stesso nucleo, i nodi di,
i nodi di nuclei diversi della disciplina, nodi di discipline diverse. Ecco, poi l'ultima voce sono le competenze chiave e le competenze per filo. Vediamole adesso una per una. Di questo qua le ho riproposte, ma ricordate che i criteri che sono peraltro esposti dalle indicazioni sono la graduazione, ecco perché avete visto, terza primaria, quinta primaria e terzo anno della secondaria del primo ciclo. Graduazione e l'infanzia anche, esatto, si vede che io l'ho dimenticata adesso, però c'era nel format che abbiamo appena visto. La progressività e la continuità, si chiama curriculum verticale appunto perché ha questo andamento, no, verso la verticalità, la continuità. Allora, il curriculum non è nato adesso, il curriculum è nato, guardavo così insomma, per un attimo per rinfrescare, si parla di curriculum all'inizio del Novecento, ecco, non in maniera così precisa, ma anche Dewey si era avvicinato a questo concetto e poi dalla metà del Novecento che il concetto si va, come dire, si va calando nel concreto soprattutto delle organizzazioni, nel campo delle organizzazioni per renderle più razionali, ecco, per razionalizzare il lavoro delle organizzazioni ed entra nella scuola. In Italia arriva, ecco, negli anni 60, 70, in modo particolare, in Italia arriva negli anni 80, io mi ricordo che ero giovane insegnante avevamo, le teorie del curriculum si stavano diffondendo. Il curriculum poi insomma, non è che abbia sempre convinto tutti, si è arrivati anche a momenti di ripensamento, tant'è che nel 97 è uscito il libro del professor Margiotta, La riforma del curriculum. Ecco, era proprio, nasceva proprio su questa esigenza. Allora, vediamo le voci del curriculum, adesso le scorriamo un attimo, anche se sono costretta ad una certa frettolosità. I processi sono quelli, l'ha detto prima il professore, personalizzati, vissuti dal soggetto. È lui che costruisce il sapere, ricordate sempre, non basta il sapere, noi non insegniamo solo contenuti, ma contenuti per arrivare a qualche cosa, nell'azione, nella situazione, nei contesti reali. Avete visto prima, la bellissima, almeno per me insegnante, è stata una scoperta meravigliosa quella di avere potuto vedere le componenti dei processi, sono processi cognitivi, operativi, metacognitivi, interattivo, relazionale, non è che si vadano a segmentare, a tagliare con il coltello, ma è importante a me, per me docente, perché vorrà dire che dovrò allestire degli ambienti che sono declinati, non lo so, sul cognitivo, sul metacognitivo, sulla relazionale in modo più specifico, ben sapendo che poi la persona è unità, ecco, è chiaro, però da un punto di vista strumentale è estremamente efficace, estremamente generativo questo tipo di conoscenza. Allora, i processi. Le conoscenze, ecco, le indicazioni parlano di essenzializzazione dei saperi. È ora di smetterla con la nostra idea, no? Tante volte noi abbiamo quella di mettere dentro più, insomma, un sacco di cose, diventa spesso a volte uno sterile enciclopedismo e noi dobbiamo anche frammentarli troppo. Bisogna riorganizzarli alla luce, ecco il docente professionista, alla luce di una conoscenza della sua disciplina e mirare insomma all'essenzializzazione. Queste parole adesso le butto là, ma insomma non penso che siano così difficili da poter essere anche personalizzate in questo momento da chi mi ascolta. I riferimenti metodologici, nelle indicazioni si parla di ambienti laboratoriali, quindi il docente deve allestire ambienti attrezzati, ecco, in modo che il lavoro sia svolto dal ragazzo in un ambiente specifico che è quello del laboratorio, attraverso modalità induttive, quindi che coinvolgono il soggetto. Bisogna mirare all'apprendimento per scoperta, le ho messe tutte in corsivo perché queste sono citazioni delle indicazioni. Con attenzione alle interazioni che si sviluppano nel set informativo, ognuno impara meglio in relazione con gli altri, queste sono parole proprio desunte pari pari dalle indicazioni. Non è un caso che il professore abbia detto che
nella sua, almeno a me è parso di aver capito così, che indubbiamente cognizione, metacognizione, tra l'altro metacognizione è un momento alto di riflessività estremamente significativa, ma il docente deve avere particolare attenzione proprio al creare l'ambiente nella quale le relazioni possono farsi, no? Favorire il travaso, lo scambio, il rapporto, proprio per crescere. Ecco, le tipologie di prove e di compiti, non vi sfugga la differenza tra prove e compiti. Non sono sinonimi questi termini, sono messi là non a caso. La prova dovrebbe essere quella che è finalizzata alla, da parte del docente a cogliere se il ragazzo ha capito, quindi dovrebbe avere un orientamento più cognitivo. Viceversa, il compito di realtà è un'altra cosa, è quello che deve far esplodere la competenza del soggetto e quindi deve essere una cosa reale, quindi no, meno artificiosa della prova semplicemente cognitiva, deve essere un calare l'alunno in un ambiente credibile, sperimentato, sperimentabile, probabile quantomeno. Ecco, i compiti autentici, sempre citazione del professore, mettono in atto un apprendimento esperienziale nella situazione, quindi vuol dire se devo fare un'intervista non la faccio solamente nell'ambiente, non la immagino, non la ipotizzo solamente nel chiuso dell'aula, ma bisognerà poi che l'alunno riporti in classe, se per esempio la fatta in un momento fuori dall'aula scolastica, riporti in classe la realtà, la verità delle cose che ha, con cui si è imbattuto, con cui si è confrontato. Azione e relazione, questo è l'ambiente nel quale si devono attualizzare le tipologie dei compiti. Poi gli indicatori, su cui adesso entro un attimo. Cosa sono gli indicatori? Sono un momento importante che il docente deve indicare già all'inizio, già nel momento della progettazione. Noi spesso siamo abituati che prima ci poniamo gli obiettivi, poi facciamo le attività e dopo alla fine dico beh vabbè, su cosa è che faccio adesso la verifica, dopo su cosa faccio la valutazione, beh su questo. No, gli indicatori di valutazione vanno fatti all'inizio. Poi se c'è stato un cambiamento, perché tutto è una progettazione è sempre probabilistica, è sempre ipotetica, quindi è possibile, è probabile che in corso d'opera possa cambiare, sicuramente tutto può cambiare. In ogni caso anche l'indicatore deve essere indicato, deve essere formulato per tempo. Individua che cosa? I processi che il docente intende stimolare, no? Far muovere, i processi abbiamo visto, no? Nelle quattro componenti, che sono le componenti della competenza. Ecco, che cosa sono? L'ha detto anche prima la collega, cosa sono gli indicatori? Sono dei criteri sovraordinati, perché non è che io faccio una valutazione su 100 cose, due nell'ambito del cognitivo, una nell'ambito del metacognitivo, non posso mettere a fuoco 100 indicatori, poco, ma magari colgo quell'indicatore alto, ecco, che sovrintende un settore che ne ha al di sotto di sottordinati che però in qualche maniera sono a lui vicini. Adesso vi faccio l'esempio. Poi c'è il momento importantissimo delle relazioni, abbiamo visto prima, delle connessioni, perché il curriculum è anche una storia di rete, non è solo un cammino. Il cammino ci dà come un'idea, come dire, lineare o longitudinale, non lo so, e il curriculum è una rete e quindi se è così, quindi deve anche portare, come dire, far nascere riferimenti intertestuali, reticolari, insomma, tra all'interno della stessa disciplina e fra discipline altre diverse. E poi, sempre in quel format che vi ho fatto prima, vi ho fatto vedere, ci sono le due competenze, quelle chiave e quelle del profilo a cui aveva accennato prima anche la preside Riello. Le competenze chiave sono definite dalle indicazioni l'orizzonte di riferimento e sono quelle che il professore prima ha fatto vedere, quelle europee.
che quest'anno sono state leggermente modificate, perché il professore ha detto state attenti, non è una semplice modifica terminologica, dietro c'è, se l'Europa è arrivata a questa definizione, a queste formulazioni, vuol dire che c'è stato un lavoro di scavo, di reinterpretazione, quindi vanno rilette e sono l'orizzonte di riferimento della scuola, tant'è che la certificazione si fa sulla base delle competenze chiave. E poi bisogna anche, no, nei vari momenti del primo ciclo, ci sono le competenze del profilo che sono definite sempre nell'ambito dell'indicazione come l'obiettivo generale del sistema educativo. Quindi chiudiamo, no, con dei riferimenti normativi che sono estremamente pregnanti. Allora, per spiegarci, così, visto che la collega ha parlato di processi e di situazioni, adesso io vorrei entrare nel concreto delle indicazioni, degli indicatori. Cosa fanno gli indicatori? Ecco, sono fatti, sempre citazione del professor Tessaro, sono fatti attenti alle parole, per interpretare, non per misurare, per interpretare il valore della competenza. Quindi già adesso io vorrei darvi un avvio ad un tipo di valutazione che sarà meno quantitativa e più qualitativa, se devo fare un lavoro di interpretazione sul valore della competenza. Guardate bene questa triade che non è da poco. Allora, se competenza è un nucleo inseparato di pensiero e di azione, le BOTERF. Se è vero che la competenza nasce come conoscenza sicuramente, come pensiero, come vissuto proprio anche mentale, ma poi anche come vissuto aggiuntivo, è necessario definirli, vi ho detto fin dall'inizio, nelle varie componenti che sono la componente cognitiva, operativo-aggiuntiva, metacognitiva e relazionale. Allora, facciamo un'ipotesi. Ho scelto un'ipotesi così che non fosse, io sono insegnante di lettere, ma insomma volevo cercare di cogliere l'interesse, diciamo, di tutti, ponendo per esempio un lavoro sul lessico, sull'uso di termini specifici sui lessici disciplinari. Facciamo finta che lo facciamo in una seconda, possiamo farlo in una quinta, possiamo farlo in una seconda, del secondo grado. E, attenzione, nelle indicazioni si parla, dico per l'italiano, come si parla in tutte le discipline, di nuclei tematici, va bene? Nuclei tematici. L'italiano ne ha sei, cioè c'ha il parlato e l'ascolto che le indicazioni mettono anche insieme, e lo scrivere e il leggere, il lessico e la grammatica. Allora, il lessico è un nucleo tematico. Nel momento in cui io vado ad estrarre i nodi concettuali, formativi, non parlo più semplicemente di lessico, ma per esempio io con classi, insomma con docenti in formazione, abbiamo trovato insieme 5-6 nodi concettuali, formativi, che mi permettano di lavorare con il lessico. Per esempio, la parola, proprio l'imbattersi nella parola, il riuso delle parole, parola e pragmatica, la pragmatica che è importantissima, i lessici disciplinari, l'uso del dizionario, tutto il sistema del lessico. Io ho enumerato sei nodi concettuali che lavorano. Io docente scelgo, chiaramente scelgo e propongo, non è che devo farli tutti e sei, ne farò una scelta, ma sono fatti per far capire anche alla mia scolaresca, che ovviamente avrò visto, no, da quale situazione parto, chi sono, cosa non sono, quali sono i loro bisogni. Questa è la progettazione, no? Oddio. Siamo fuori tempo, infatti io volevo adesso sbrigarmi. Ed è importante quello che deve dire lei, perché è la parte organizzativa, se no loro come fanno? Come facciamo? Vabbè. Allora, prendo l'indicazione, vi ho detto che sono la condizione sine qua non, cioè non posso inventarmi nulla.
Allora, prendo i traguardi della scuola primaria, ho fatto in eretto come ha fatto la collega, ci sono due processi qua. Sono stati, questo è il dettato della norma, dell'indicazione. Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. Questo è il traguardo del ragazzino che è uscito da qui, dalla quinta elementare, chiaro? Guardate, capisce, quindi è un lavoro più mentale, utilizza, quindi è un lavoro pratico operativo, vedete che sono andati a scuola anche quelli che hanno scritto le indicazioni, sono andati a scuola da Tessaro. I più frequenti termini, adesso siamo nell'ambito della scuola elementare, quindi le discipline non hanno ancora una suddivisione, no, istituzionalizzata, eccetera. Vediamo gli obiettivi. Notate bene, perché io sono quella della lingua, i traguardi sono fatti con i verbi, logicamente, perché i verbi sono azione, verbi al presente, un presente atemporale, naturalmente, cioè il ragazzino che capisce e utilizza. Gli obiettivi sono fatti con l'uso dell'infinito, è un'azione più prolungata nel tempo. Allora, terza primaria, utilizzare in modo appropriato le parole apprese. Quinta primaria, comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di studio. Notate come i due pezzi, no, di obiettivi si vanno allargando, dal ragazzino di terza, abbiamo una righetta e mezza, al ragazzino di quinta c'è già una, come dire, una perimetrazione, no? È già stato istituito un perimetro, parole e termini specifici legati alle discipline, quindi già i ragazzini sono stati esposti al concetto di disciplina. Vediamo alla scuola media, vabbè, la chiamo media, il traguardo qual è? Riconosce e usa, quindi anche qua c'è un discorso di tipo cognitivo e operativo, termini specialistici, quindi vedete che ci stiamo avvicinando alle discipline proprio in senso settoriale, quindi anche i linguaggi settoriali, in base ai campi di discorso. Usa questa frase sibillina che, devo essere sincera, non ho ancora ben capito, ma comunque probabilmente vuol dire in base a tutte quelle cose. Quando io parlo di disciplina, pensiamo qua al ragazzo che ha finito la terza media, deve avere già, come dire, introiettato un linguaggio, insomma, che si riferisce in maniera stretta o alla matematica, alla geometria, alla geografia, alla storia. Qual è l'obiettivo che si riferisce a questo traguardo? Gli obiettivi sono tanti, questo che si riferisce a questo nodo qua è comprendere e usare, state attenti ai termini, in modo appropriato, lo diceva anche per la terza gran primaria, in modo appropriato. Termini specialistici, lo diceva, ecco, sì, nel traguardo, di base afferenti alle diverse discipline. Allora, questo è quello che mi dice, mi dispiace che se dovete andare andate, perché mi rendo conto che stiamo sforando i tempi. Allora, questo è quanto mi si dice se prendo in mano il testo delle indicazioni. Facciamo un esempio, lavoro sulla polisemia. Allora, questo lavoro l'ha fatto la collega che sarà con me la prossima settimana, quindi è già stato, come dire, espresso, cioè è vissuto sul caso, è provato. Allora, prendiamo una parola, prendiamo l'atto. Sto lavorando sulla polisemia e quindi devo far capire che era unico, l'atto non ha un solo significato, ne ha tanti, polisemia. Guardo i vocabolari, mi dice sostantivo maschile, eccetera, eccetera. Poi mi dà alcuni significati, mi dà il primo, che è un significato molto corporeo. Ciascuna delle due parti corrisponde a sinistra e destra, significato univoco. Va bene? Molto legato, sapete che moltissimi significati delle parole vengono dal corpo, no? Prendiamo per esempio la vista, che è una dei, insomma, tutti i cinque sensi sono importanti, ma la vista è importantissima, ma se fate caso ci sono moltissimi verbi, per esempio illuminare una cosa, no? Per illuminare, per chiarire, portare in chiaro, sentite, vengono tutti dal corpo, dalla vista in questo caso, lato. C'è un altro significato un pochettino più ampio, che è l'aspetto, il punto di vista.
Allora è il caso, adesso vado veloce, è il caso di cominciare a mettere in campo le espressioni idiomatiche. Quali sono? Da un lato è così, dall'altro è così, non è sicuramente quel significato che ho visto sopra, no? Poi ci sono i sensi figurati, guardare dal lato, il lato comico della situazione, cosa c'entra con la sinistra e la destra, no? Il lato debole, il mio lato debole, eccetera. Passiamo con il parlare figurato. Poi ci sono le poliremmatiche, quindi quelle parolette che sono costruite così, non si possono, sono invariabili, non si possono nemmeno invertire. Per esempio, lato da aprire, nei grandi scatoloni c'è lato da aprire, non posso mettere aprire da un lato perché mi cambia il significato. La poliremmatica mi dice è così, ferro da stiro, non posso dire stiro da ferro, la prendo così. Bene, allora faccio un lavoro a cui convoco anche i miei colleghi, adesso vado un po' veloce, per esempio le arti visive, espressive, architettura, sport, facciamo un lavoro sui sinonimi. Ma attenzione, il sinonimo voi sapete che in natura non esiste, non c'è in natura, linguisticamente il sinonimo non c'è, perché se ci fosse una parola che ha le stesse, che ha le stesse risorse di un'altra, la lingua lo espunge perché non c'è bisogno di parole uguali. Quindi è un procedimento tipico di ogni lingua. Ma noi li chiamiamo lo stesso sinonimi, sono parole che hanno delle vicinanze, però ci sono dei punti di differenza. Per esempio, ecco, nelle arti visive l'aspetto, il profilo, si avvicinano sempre al discorso, hanno visto di lato, fianco, parete, parte, ala, ho messo in rosso per via dello sport, banda, eccetera. Prendiamo in considerazione la geografia, la sponda, la direzione dei punti cardinali, per esempio dalla parte dell'ovest, dal lato ovest, questa casa è fatta sul lato ovest, o del vento, no? Il vento che spira, eccetera, o la costa. Prendiamo la matematica, logicamente, la geometria, fase, segmento, cateto, e vado già per un linguaggio molto selettivo, molto specifico. Bene, allora, gli indicatori, io sto lavorando su questo, come formulerò un indicatore per esempio di tipo cognitivo. Allora, secondo me e secondo anche la collega con cui ho lavorato, un indicatore cognitivo da spendere sul campo è definire il significato, cioè i ragazzi devono imparare le definizioni, a definire. Allora, quali sono gli altri indicatori, i processi, diciamo, del cognitivo che assomigliano, che sono molto vicini? Il riconoscere, l'individuare, focalizzare, discriminare, spiegare. Allora, io faccio, che razza di attività faccio? Faccio per esempio questa, realizzare, anche con l'ausilio del dizionario cartaceo o online, una tavola di nomenclatura con le definizioni. Faccio cercare le definizioni e le faccio proprio perimetrare. Io come docente come mi comporto? Ho tanti strumenti. Per esempio c'è questa tabella qua che mi insegna come si fanno, di che tipo sono le definizioni e che caratteristiche sono. Sto a vedere, vediamo quella nozionale. Cos'è la definizione nozionale? È quella attraverso la quale io definisco ciò che un elemento fa per dire ciò che è. Quantitativa, si elencano in dettaglio delle qualità dell'elemento. Verbale, definisco un concetto attraverso altre parole. Per differenza, è dire di questo caso. Andiamo a vedere per esempio un indicatore operativo aggettivo. Ecco, l'operativo aggettivo è contestualizzare il significato, cioè operare scelte lessicali in base al contesto, attraverso quali attività? Per esempio, stendere la parafrasi divulgativa di un testo specialistico, per esempio un bugiardino, per destinatari e contesti precisi. Adesso questa qui, dove ci saranno tutti quei termini specifici, la semplifichi, la rendi più chiara, oppure dai a questa tua parafrasi una determinata curvatura. Logicamente la curvatura non è a casaccio,
dipende dal destinatario. Se io la devo dare a uno che sa già le cose, se uno invece non sa niente, è chiaro che la mia lingua sarà completamente diversa. Contesti precisi, se è un contesto di classe, un contesto... Oppure spiegare i termini di un problema di matematica, di geometria o di tipo descrittivo geografico a un compagno. Per esempio un compagno che non ha capito, per cui io devo concentrare, devo spiegargli, devo sminuzzare quella parola in modo che lui capisca meglio. Oppure uno straniero. Ecco, contestualizzare. Ecco, quale sarà invece un indicatore metacognitivo? L'indicatore metacognitivo potrebbe essere, più di uno, potrebbe essere se io intendo il trasporre, cosa vuol dire trasporre? Come ho messo un significato, vuol dire riprodurre o ricreare le conoscenze lessicali in contesti diversi. Oppure se io intendo un interpretare, il lavoro è già diverso, che vuol dire spiegare, confrontare, valutare, riflettere su. Allora che lavori, che esercizi potrei dar da fare in classe? Potrei far fare, generare, produrre esempi di polisemia in contesti dati. Oppure riscrivere un testo adottando soluzioni semantiche equivalenti, per esempio il leone, felino, re della foresta, quindi utilizzando sinonimi o iperonimi o eponimi, spiegando il perché e il per come si sono utilizzati, sono state fatte determinate scelte. Allora vedete, gli indicatori sono come dire la sintesi, espressa sempre con un verbo, logicamente, che mi serve per poter poi alla fine andare a cogliere, insomma, nella realtà cosa il ragazzo si è portato a casa. Sull'operativo aggettivo, no, su quello di tipo interattivo e relazionale non ho fatto nessun esempio perché insomma mi pareva più semplice a cui arrivarci. Allora, se sono decisivi gli indicatori, sono importantissimi i compiti autentici, chiaramente. Allora, i compiti autentici sono quelli che hanno utilità per il soggetto perché superano il divario tra un contesto scolastico e un contesto reale. Allora qual è? Portare il ragazzo fuori dalla scuola. Io non lo so, fargli fare non so, una esibizione di parlato, lo farà in biblioteca. La situazione è differente perché ci c'è un pubblico differente, un'udienza di tipo diverso, ma insomma voi ne sapete a bizzeffe di compiti autentici, ci sono solo quelli che non si esauriscono, che non si isteriliscono nell'aula, ma portano il ragazzo a confrontarsi con la realtà. Allora, decisivi, importanti, dirimenti sono le situazioni, sono verso la fine, e le situazioni sono appunto i luoghi delle azioni scolastiche. Per esempio, se vorrei portare i miei alunni ad esporre i contenuti di una ricerca, anche la ricerca potrà essere prossimale, cioè vicina all'esperienza del soggetto, potrà essere più ampia, potrà essere più elaborata, potrà essere più astratta, generale, ecco, che riguarda un sapere generale. Allora l'esercizio potrebbe essere rivolto per esempio a un compagno, ecco, se io alunno devo esporre ad un compagno, utilizzerò un certo linguaggio. Se devo, lo dico a voce, se devo invece parlare in un teatro, se devo parlare a degli adulti, è chiaro che la mia esposizione avrà una intonazione, una lingua, una scelta lessicale, un ritmo dell'eloquio, un'intonazione completamente differente. Questa diciamo, è la condizione che mi induce. Che mi induce a cambiare, ma sono verso le fine. No? Con una parola sulle e infatti lo so, io ce l'avevo detto. Ecco, lo leggerete, il curriculum è anche un reticolo, rete di coerenza tra i traguardi, gli obiettivi, gli indicatori, le attività e la valutazione, nonché, ecco, quello che abbiamo detto prima, un curriculum di intrecci. Basta, mentre lei si alza.
stanza, finisco con le parole. No, ma io 5 minuti neanche. I regalati, un buon insegnante può cambiare la vita trasformando gli oggetti dei saperi in oggetti di passione, qualche cosa che coinvolga anche la continuità, la continuità, anche questa è la costruzione della conoscenza. Non passa nessun sapere se non passa prima attraverso proprio una mediazione affettiva, ormai ce l'hanno detto, la ricerca ce l'ha detto. Scusate, no.